Un fraterno abbraccio da me, padre Guglielmo Limonti, da Pescara, ai confratelli Cappuccini di San Giovanni Rotondo, ai sacerdoti e ai pellegrini presenti lì per la celebrazione del transito di San Francesco. In gioiosa comunione fraterna con tutti i figli del Padre Serafico che dal cielo ci benedice. Da appena 10 giorni abbiamo celebrato il transito di San Pio. Il Calvario, la Verna, il Gargano, 3 monti, 3 crocifissi, 1 è l'amore, 1 è il fine, la salvezza. Perché la festa del transito, la morte si commemora, il transito si celebra. Dei grandi santi celebriamo il transito perché essi, pieni di santità, entrano festosi nella gloria di Dio. È il volo, così l'ho definito in uno dei tanti scritti sul Serafico Padre. In volo apparve San Benedetto mentre entrava nella gloria del cielo. Noi Cappuccini in tutto il mondo celebriamo il transito di San Pio. In San Giovanni Rotondo, già dal primo anniversario, eravamo circa 100.000 fedeli e centinaia di sacerdoti. Ora molti gruppi di preghiera lo celebrano con i propri assistenti nelle tante parrocchie e comunità religiose. I doveri dei figli di San Pio, 4. Il primo è imitazione. Gesù dice ai suoi: chi vede me vede il Padre. Padre Pio deve poter dire: chi vede me vede Gesù e chi vede voi vede me. Obbedienza alla Chiesa, senza riserve e senza tentennamenti. 3. Innamorati dell'Eucaristia. La vita di Padre Pio è stata ed è una perenne e universale Eucaristia. A un suo figlio spirituale che gli chiese: dove ti troveremo quando non ci sarai più? Padre Pio rispose: in ogni tabernacolo del mondo. 4. Dovere, innamorati della Madre di Dio. Per Padre Pio, la mammina. Io l'ho visto baciare l'immagine della Madonna di Fatima, fu uno scoppio di lacrime che gli rigavano il volto. Un giorno gli chiesi: Padre, è bella la Madonna? Io ho ancora viva l'impressione e l'incanto del suo sguardo luminoso e del suo umile silenzio. Padre Pio, da conoscere, da amare, da imitare. San Francesco e San Pio, pregate per noi. Pace e bene.